Noi siamo dei professionisti, quindi non ripetete, non replicate a casa ciò che avete appena visto, perché sono anni e anni di allenamento. Come potete vedere, si può incombere anche degli infortuni abbastanza seriosi. Adesso Riccardo sarà lontano dagli schemi per almeno 6 mesi e auguriamo il meglio a lui e alla sua meravigliosa famiglia. Allora, vi presento uno a uno. Oh, porco Giuda! È proprio un coglione grosso e patentato. Vai, quello dopo. Direttamente da Sassari, uno dei più grandi atleti dell'atletica leggera, Daniel D'Addetta. Solo quello sai fare, porco Diaz. Come solo quello? Sì. Direttamente da Napoli, uno dei più grandi cabarettisti e ballerini del 22esimo secolo, Aue! Bravo! Direttamente dalla Finlandia, uno dei più grandi vichinghi, Riccardo Toge! Gira. Porco Dio, è bello, eh? Era bello, bellissimo. Per la prima volta che è uscito. Grazie mille. Ragazzi, tenete tutto il video così. Allora, il giro a 360, diciamo. Vai. Gira così. No, ma sei coglione. Ragazzi, oggi siamo su un set completamente diverso. Dai, coglione. Perché oggi. Dietro nel culetto. Dietro nel culetto. Oggi, per la prima volta in assoluto, tutti e tre porteremo la Yoga Challenge. Una challenge veramente vecchissima che nessuno porta più, ma noi anche con queste riusciremo a monetizzare e a portare a casa l'affitto di questo mese. Mettetemi giù, ragazzi, che state facendo fatica. Ma chi sta facendo fatica? Io no. Allora, siccome siamo veramente degli esperti di questo settore e per la prima volta in assoluto collaboreremo assieme, lui è della Scala di Napoli, io sono della Scala di Pordenone, tu sei della Scala di Cagliari. Vuoi presentarci? Volete presentarvi? Sì. Vai. Ciao a tutti, sono Diego Armando Maradona Junior, mio padre era un famosissimo calciatore, sono qui per mettermi alla prova con la Yoga Challenge. Ciao a tutti, sono Daniel, ho tante passioni, Michael Jackson, la chitarra, l'atletica e anche il bonsai, lo yoga, da oggi. Ciao a tutti, sono Stefania Dazzan e sono la madre di Riccardo Dose. Grande Stefi! Ragazzi, a parte gli scherzi, oggi faremo veramente la Yoga Challenge. Quindi io personalmente non le ho fatte vedere a loro, che momentaneamente si stanno scaldando, perché comunque sarà una prova molto difficile. Cercheremo di replicare delle posizioni di yoga, dalle più semplici a quelle un po' più complesse. Grazie di bucati, fatto di quanti? I primi 10 giorni. Ah, ok. Porco Dio. Mi stanno rompendo i coglioni perché c'ho i calzini. Dovresti avere tutti i calzini di Dolce Gabbana, dovresti avere. Dicevo. Perché sei cercheremo di replicare le posizioni di yoga a tre questa volta. Solitamente questa challenge si fa in due, ma noi, siccome siamo in tre, dobbiamo necessariamente farle in tre. Allora, io posso dire già che ho un handicap con la handicap. Ma no. Handy, ma dove lo è vero, loro comunque hanno viaggiato il mondo grazie a questo sport. E su qual è il tuo handicap? Sono molto duro muscolarmente parlando. Anch'io, io sono quindi sarò forse il più stronzo. No, forse io sono peggio di Simone te. È molto bravo. Tu sei molto sono bravo. Molto bravo. È molto elastico. Due anni il torneo di Viareggio di yoga. Sei molto. Ma che cazzo è di torneo è il torneo di yoga? Viareggio, più famoso d'Europa. No, però Awed forse è quello più flessibile tra tutti. Sì, sì. È una ranocchia. Sì. Muove le gambe così, presente. Ragazzi, io direi di non dilungarci ulteriormente. Sì, anche perché il ginocchio sta andando. Quindi iniziamo immediatamente con la reaction ai provini del Grande Fratello 1. Allora, io vi farò vedere la foto a voi due. Ma non c'è un tappetino con i colori? Pure, cosa siamo? All'asilo nido. Farò vedere la foto a loro due e poi andremo a replicarla. Vale. Ovviamente per ogni posizione cercate di darci un voto qui sotto nei commenti o magari se volete alla performance complessiva. Partiamo da una semplice, sì. Per scaldarci. Ma tu non giochi? Ovvio. Ah. Ovvio. Prima... Tutti e tre assieme. Noi dobbiamo imitarla. No, tutti e tre assieme, sono posizioni da tre. Ah.
quindi è malissimo questa cosa. Vai, quindi, fatemi fare la più facile delle tre, perlomeno. Iniziamo con questa, che sembra abbastanza semplice. Esattamente questa. Oh, volete star fermi? Merda. Beh, dai. Tu vai sopra. Beh, è semplice questa. È fattibile. Sì. L'ho scelta semplicemente perché è una delle più semplici. Così, io te scrivo così. Per scendere fai come Michael, cioè, alza. È arrivato. Provate. E io come faccio a salire senza scivolare, scusa? Fermi! Oh! E io come faccio a salire? Tu devi mettere una qua. Sì, ma dovete più. No, tu devi dargli l'appoggio di più. Vai più giù. Per quello hai difficoltà a fare sta roba. Vai, io non ci fai gli scuoti. Così, così va bene. Vai tu. Vai, vai tu, sei tu da sopra. Anche se esci dall'inquadratura. Anzi, fammi stare a sinistra che ha il ginocchio qua al marcio. Al destro. Che non mi si pieghi il ginocchio. Vai qua, che qua si è a posto. Bravissimo. Vai! Aspetta! Ah, oh, ma oh, sali bene! Oh, che cazzo! Ma cazzo stai salendo? Devi mettere qua la mano. Dove? Ah, qua, alzati in aria, qua. Alzati in aria. Su. Alzati in aria. Bravissimo. Ricky, metti la mano così, in fuori, da, in questa qua, di qua. Sorridete. Perfetta questa! Sì! Io direi che la prima è andata benissimo. Benissimo. Complimenti. Sì, troppo facile. Non cantiamo. No, troppo facile. Ma questa era facile. Questa era facilissima, ma semplicemente per scaldarci, ragazzi. Passiamo a una un po' più complessa. Sono circense, mancato, Bella, bella, un po' più complessa rispetto a quella di prima, ma secondo me è fattibile ancora. Pronti? Ma te le sei salvate proprio, neanche è un gioco. Questa. Uno sotto, che è Dadda sicuramente. Io sopra. Tu sopra e io a metà. Questa no, bella questa. Questa è la dog. Sì, sì, un sandwich sembra. Capiremo quanto Dadda è forte muscolarmente. È vero, riesci a tenere. Ma è tutta una questione di bilanciamento di forza. Non esatto, è che fai tanto fatica. Perché sono tutti in posizione opposta. Insomma, sono 170 kg su di me. Dai, proviamo. Oh, inizi già? Aspetta. Porco dito. No, tu è contrario di andare. Questa... Oh! Aia, aia. Mi ha spaccato l'anca, porco dito. Vai, mettiti dritto da più giù. Ok, bravissimo. Riesci a stare? Eh sì, muovete però. Muovete. Aspetta. Ok, ce la fai? Eh sì. Vado? Vai? Vado? Vai! Dada, tieni! Tieni, Dada! Dada, tieni! Aia! Aia! Vai! Dai! Non ma... Aia! Bravi! Bravi! Da fuori non l'abbiamo vista. Giudicatela voi, ragazzi. Secondo me è fatta. No, sì, è vero. L'unico no, problema... perché ero più lungo di te. Esatto. Ah, vuoi, era più lungo, mi arrivava. Allora, stai tu sotto, rifacciamola. Giuda. Secondo me è venuta bene, ragazzi. Voi che dite? Testa di cazzo. Pronti per la prossima? Dai, questo abbiamo fatto questo, adesso fra un cazzo! Fate una difficilissima adesso. Ancora una semplice e poi passiamo ad un livello più difficile. Che semplice! Che semplice questo! Questa è semplice! Perché? Fammi vedere! Fattibile! Ok, io faccio il primo? No, è sempre io sono il primo. Quello che ha più peso dietro. Sì, qua in realtà è quasi uguale per tutti. Non è vero. Un po' di più l'ultimo, sicuramente. Però, vedi, io farò fatica a stare così, però. Ma questo qui? Chi è? Lo conosci? Vai! Aspetta, no, devi stare più dietro. Aspetta! Ah, così è messo, no? Con le gambe. Guarda che le gambe sono giuste. Devi essere molto più inarcato. Devi essere più inarcato, da. Ma c'ho il divano, dove vado? No, dietro? Devi inarcarti così. Devi. Esatto. Di più. Ma più guarda com'è quello! Cosa più? Devi stare così, zio, guarda. Dove vado? Così, guarda. Bravo, ed è bravissimo. Quanto sei alto? Sei più alto di me messo così. Howard fa il primo. Cazzo, sei più alto di me veramente. Fa il primo, Howard. Sono un levriero. No, ma guarda che alto, imbarazzante. Dai, Oh, concentrati perché questo è importante. Dai, guarda Howard quanto è alto. Vai! Aspetta! Dai! Fermo! Porco demonio! Quanto siete alti! Sono in verticale! Vai, sono in verticale! Vai! Ginocchia. Teniamola 5 secondi! 1, 2, 3, 4, 5! Bravi! Questa è bella! Questa è bella! Questa è bella! Questa secondo me è venuta meglio di quella di prima. Censi mancati. Ma se grazie a questo video noi scoprissimo di essere degli atleti professionisti. Oddio, ragazzi. Sangue testa. La testa, te lo giuro. Vedo tutte le. Che urlato. Io non sto giocando. Facciamolo in settimana. Bello questo. Cazzo. Cerca di più. Ragazzi, dovete capire. Siamo sportivi, ma soprattutto siamo comunque degli atleti famosissimi. Guarda lì. Allora, oh, non guardate, chiudete gli occhi, via. Che caldo c'ho sto maglione io. Porco Giuda. Certo, sono sto maglione delle casette. Attenzione. Livello un po' più difficile, ragazzi. Ma che cazzo?
E io non faccio solo questo giro. Guarda quello sotto! Sta con la testa. Sta con la testa. Allora io faccio questo. Qualcuno viene. Però questo è quello più semplice. Sì. Perché ecco, chi è più bravo a stare a faccia in giù? Chi è più forte con le gambe? Tu o io? Nada. Io faccio questo? No, Ricky, fammelo venire su. Ma sai, si riesce a mettere questo tipo di. Ce la fai? È piccolino, Ricky, sì. Non lo so, provo. Dai. Io faccio quello sotto. Sì. Quindi per primi andate voi, poi io mi incastro. Sì. Dimmi se qua va bene. Music sounds better with you. Nato. Baby. Yeah. Ragazzi, siccome era finita la memoria nella micro SD. Ma chi lo sa? Ma chi lo sa? Ma posso dire una cosa? Che ha aggredito? Porco. Stavo dicendo anche una bella cosa. Ah, tu ti arrivi a 10 minuti. Abbiamo rivisto le immagini. No, no. Abbiamo rivisto le immagini e noi no. Posso dirlo dal profondo del mio cuore, siamo dei fottuti fenomeni. I tre moschettieri così facevano le cose. Mettiti qua, moschettiere 3. Visto che siamo ultimamente in bravi con le pose. Cosa vedete? Ok. Le facciamo. Allora, dai, avevamo già iniziato a far questa, ragazzi. Vai giù, lasciati cadere. No, vieni qua. Sì, ho capito il meccanismo. È solo una questione di leve. Devi lasciarti. Ecco. Ok. Però solo. Comunque all'inizio bisogna. No, adesso stai così e sali. Alza una. Vai. Esatto. Ma scivola un botto. Aspetta, dammi la mano. Aspetta. Dammi la mano. Oh, Cimo, tieni. Oh, una. Sai che mi faccio male se cado. Ma che cazzo ti cadi? Così. Prendimi bene, da. Ok, adesso lasciati andare in avanti. Ma no, dai! Devi mettere la schiena le spalle all'indietro. Esatto. Ok. Vai, è una questione di forza. Vado dietro? Molla! Oh, vai, Simo, vai! Simo, vai! Simo, Ricky, guarda che io non cado se tu ti butti. Bravo! Guarda le braccia tese! Guarda la foto, ok? Manteniamola, sorridiamo! 3, 2, 1, sorriso! Basta! Bravi! Alzo un crampo! Ah, giù! Non sto scivolando, eh! Bravi anche qui, Ti sei slogato una spalla. Il collo ti preoccupare, ti mettiamo a posto noi qua. Io penso che il collo tu non l'abbia messo in quel modo, ma. No, mi sono messo solo con le gambe così. Con le gambe. Allora, non so come sia andata. Più che altro, questa magari l'abbiamo. Ma era difficile. Ma anche questa l'abbiamo fatta male. Passiamo alla prossima. Oh, non guardate. Bastardi. Più gli occhi. Proviamo questa. Non è difficilissima, ma neanche semplicissima. Merda. Questa qua. Gira. Ma come fa a stare seduta qui? Chi ha il culetto così piccolo? Io. Io ho i piedi piatti, vi appoggiate bene sui miei. Ma che cazzo mi fa l'occhiolino? Però cazzo, non sono teso, io non sono capace di stare con le gambe così. È difficile stare con le gambe così, Forse vado io su sto giro. È arrivato. Perché? Dai. Fatemi andare. Ma il problema è che io ho le gambe più lunghe delle vostre. C'ho quanto a me dove arrivano? Dove state andando? No, io. Venite più in mezzo, cosa state facendo? La forbice. Cosa state facendo, ragazzi? Perché? Ma vi ricordate? Dammi le mani, sì. Così. Oh, così. Questa. Fai gira. Sì, ma tu sei quello che devi. Io come faccio salire? Io non sono teso proprio. No, intanto. Madonna, ma lui è troppo alto. Devi salire lui qua sopra. Io te più o meno. Sì, ma devi salire tu. Hai le gambe troppo lunghe. O te le tagliamo e rischi di morire dissanguato, ma per il video. Oh, sì, ma devi salire tu per forza. A parte che io se faccio così mi trovate piegato in due. Stringi le gambe. Dai, mi fai male il dito. Io non sto facendo niente. No, il dito. Tieni tu allora. Come fa questo qua a salire? Ci spacca le gambe. Sì, ma ci spacchi le gambe, ho paura. Ricky, devi non devo. Oh! Non sulle punte, basta! Cerca di mettere più peso su tutti i due piedi, esatto. Hai il coglio senso. Così è perfetto. Vai. Bravissimo. Salta. Alza le gambe. Okay. Se mi cadi addosso mi fai malissimo. Alza le gambe di più. Devi. Vai! Oh, buono! Oh, buono, dai, ci stiamo. Non male, eh? Un applauso a noi comunque, ragazzi. Apprezzate l'impegno. Arriva questa. Non guardare. Merda. Beh, facile. Facile, sì. Chi fa questo? Questo, questo lo faccio io solito, mi sacrifico. Questo. Quale fai tu? Questo sotto. Ma che quello più semplice quello sotto. No, devo tenere sia il peso di questo che di quell'altro. Cazzo, è più semplice. Questo non c'è il peso, perché io sto con le spalle. No, zio. C'è il peso, perché poi c'è lo scarico di questo. Oh, la forza, raga. È questione di forze qua. Ma e chi fa quello sopra? Tu! Cazzo, e io? Io qua. Sto guardando tutto. Sì. E tu inizia a darmi i piedi, però. Come faccio a iniziare a darti i piedi? Cos'è, volo con il resto del corpo? Ho il culo in faccia, C'è gente che pagherebbe per stare sotto la terra. Tieni, aspetta. Ricky, ci siamo. Non allargarmi le ginocchia che mi spacchi. No, tranquillo. Sì, ma appoggiati qua con la sulla schiena. Oh, bravissimo! Più giù, Simo. Aspetta, le braccia in alto, Simo, devi sollevarmi le gambe. Bravo! Bravo! Ricky, più teso le braccia, bravo. Sono tesissime. Sorridete alla telecamera! 3, 2, 1, andata! Oh, piano.
Ma perché abbiamo scoperto questo talento solo oggi? Ragazzi, bravissimi, cazzo! Dobbiamo essere... È venuto? Vedi. Poi quando finiamo il video possiamo continuare da di noi? Assolutamente sì! Questa... E... È il volo d'angelo. Time of my life. Quindi? Quindi, primo che parte Simo. Si mette sui piedi. Gira, gira. Metto qua. Sull'addome, Simo. Come sull'addome? Sull'addome nei miei piedi. Di Simo. Qua. Allora, Ricky, sì. Dopo lui non starà tanto, quindi tu devi volare. Sulle tue braccia? Anzi, però. E dove mi prendi? Che tu riesci. Riesci a tenermi? Certo che riesco. Anche se mi mollo. Però no, tu alza le gambe al centro, Dada. Ok, alza. Aspetta. No, ma dovresti trovare una posizione. Sei troppo, allora, troppo in avanti. Che cazzo ne so dove è l'equilibrio? Dobbiamo prima studiare quello. Molla, molla. Apri le braccia. Esatto. Ok. Dobbiamo studiare all'inizio questo. All'inizio però mi tengo con le mie, così ti do una mano. Dobbiamo studiare l'equilibrio tuo. E lui è facile. Vieni. Io sono adesso con i piedi sul divano però. Ma non li vede nessuno, lasciali. Sì, che si vede. Io poi quando devi mollarmi, fai. Prova a prenderti tra le gambe le cose. Aspetta, Simo! Devi far mettere qua. Mannaggia te. Ma come? No, ma devo alzare le gambe adesso io. Porco dio. Vai, Ricky, buttati. Tu salta, io ti tiro su. Sfermo, Simo. Sì. Oh, le palle! Vabbè, resisto. Vai. Apri le braccia. Oh, zia, vai sul mio petto. Qua. Vai. Oh, da. Vai. Apriti le braccia. Vai. Per un secondo c'è stata! Non c'è stato il sorriso in video. Il replay di quando c'è stato. Facciamo una slow motion così sembra un po' più lunga. Questa era difficile, eh? Era difficile questa, eh? Un applauso, ragazzi. Sa che ne abbiamo solo tre. Facciamo una semplice così ci carichiamo per le ultime due che sono un po' più complicate. Questa, ragazzi, guarda. Questa è veramente semplice. Posso riposare? Io mi metto sotto così, sto giro. Ma sei spaccata, devi stare. Simo, tu riesci a metterti con le gambe incrociate che io non ce la faccio. Certo, riesco. Io mi metto a pecorina lì sono bravissimo. Sì, sì. Fatemi riposare sto giro. Così, se no devi far così sorridere, eh. Ma come ci stiamo? Zio, fai una spaccata. Vabbè, tu sei l'ultimo che deve entrare comunque, alla fine. Sì. Mettiti alla fine tu. Io come mi metto così? Inizia a mettere il pecore. Questa è semplice. Aspetta. Non far leva sul mio ano però. Oh, un attimo. Ma aspetta, Dada, aspetta un attimo. Prima si deve. Simo, vai sotto. No, aspetta, fatemi provare un attimo. Vai, scendi. No, un cazzo scendi, mettiti, poi vado io. Che non ti metti, poi non vado. Vai. Io reggo, eh. Quella può essere qua, devo stare, eh? O più sul culo. Tu devi vedere, come stai tu? A me va bene. Incrocia le gambe. Riesci a incrociare quelle gambe lunghissime che c'hai. Dammi la mano con sta gamba. Cosa devo fare? Come un castratera. Qua. Io insomma ci sapere, ragazzi, sono troppo lunghe me. Sì, bravo. Possibile, no. Dada, ma tu sai piegare le gambe? Sì. E allora vieni sopra. Se mi metto così come funziona? Che non c'è no, è diversa così. No, così è diversa, Simo. Aia. Devi girarti di là però, se no non è valida la posizione. Che fatica. Oh, il mio ano! Gira, non sverginatemi l'ano. Ah! Ragazzi! Piano, non sono un giocattolo! Non c'è spazio, è troppo piccolo lì. Ma devi mettere questo piede qua! Non c'è. Ma perché non ti sai piegare? Ma vattene via! Maledetto! No, è porco dia, non si sa piegare! Oh, Dada! Sei un vitello, porco dia! Sì! Ragazzi, qua è tutto muscolo! Io sono da 10 minuti che sto sollevando il peso! Guarda! Aia, non sulle costole, Dada, di più, ok. Vai, Simo, basso! Simo, maledetto! Devi bastardo! Andare basso! Vai, aspetta! No, devi fai andare basso! Dada, piano, Dada! Ok! Sapete? Sì! 5, 4, 3, 2, 1, ok! Ma però Dada, capito, con quella scorreggia ha perso quei 2 kg. Lui ha scorreggiato. Ah, tu? Dallo sforzo! Ma lì da mezz'ora che cazzo volete? Fatemi scorreggiare almeno. Ragazzi, ultime due. Pensa che io sono stato sotto tutti i giochi. Hai la schiena a pezzi. Ragazzi, chi lo dite? Allora, questa è un po' più semplice, quella dopo. Questa è un po' più semplice, poi quella finale è la più difficile. Dai, faccio io sopra. Bella questa. Chi fa? Io sopra. Sei sicuro? Sì, noi siamo ottimi, per forza. Io non riesco a mettermi così piegato, però. Tre gemelle sono quelle? Sono tre gemelle come noi. Così? No, zio. Devi incrociare, devi entrare quelle gambe. Deve essere tese. Guarda le braccia, le gambe dove. No, ragazzi, ho male la schiena, non riesco a piegare. E allora vai su tu. Non riesco a piegare le gambe, ragazzi. Vado sopra, però veramente mi fa male la schiena, ragazzi. Va bene, non ti preoccupare. Vado io sopra perché ho male la schiena, cazzo. Simo, fermo con la testa. Dai, vai. Stringi un po' le gambe, le braccia. Ok.
Avete il culo a uno a 2 metri e uno a, un, a 30 centimetri. Su con me scendi con le braccia, bravo. Ok? Sì! Bravissimi, 5! Se vedete, 4, 3, 2, 1! Bella questa, eh! Attenzione! Stiamo veramente oh, rispetto a reazione a catena, qui siamo dei fenomeni veramente. Sì, possiamo... Siamo i campioni in carica, se ci volete sfidare venite qui a casa di Awed. Esatto. Ragazzi, oltre a queste posizioni c'è quella finale che è la più difficile, non prendetela se non ce la faremo, ma noi metteremo tutta la, tutto l'impegno, tutta la dedizione. E niente, alla fine ricordatevi comunque di valutare complessivamente la nostra esibizione, perché ci teniamo e questo è il nostro lavoro. È come quella che abbiamo fatto, ma al contrario. Sì, no, ma come cazzo fai? No, con una mano ti tieni. Ma lei che fa? Ma che cazzo ti fai? Sì, ma io non sono capace a fare sta roba. Cioè, ponte? Mettiti tutto per il satanismo. No, zio, il satanismo. Il ponte, cammino al contrario, porco Dio. Devi partire da qua, così, e guarda. Aspetta. Sì? Così? Sì, ma non vai alto così. Come non vai alto così? Guarda come sono. Aspetta. Ecco. Aspetta. Puoi cambiare l'altra. Aspetta, no, aspettaci un crampo alla schiena. Te lo giuro che mi sono fatto male veramente. Qua? Lombari? Sì, lombari, ti sei strappato. Già avevi male l'altro giorno, ma ragazzi, questo per dirvi che noi siamo dei professionisti, quindi non non replicate a casa ciò che avete appena visto, perché sono anni e anni di allenamento. Come potete vedere, si può incombere anche degli infortuni abbastanza seriosi. Adesso Riccardo sarà lontano dagli schemi per almeno 6 mesi. E auguriamo il meglio a lui e alla sua meravigliosa famiglia. Cosa cazzo sta dicendo? Ragazzi, nonostante l'infortunio, proveremo a fare questa. Però non metto le gambe incrociate perché ho meno. Questa difficilissima posizione di yoga. Non vedo, non sento. Oh, quello sotto fa non parlo, quello in mezzo non vedo. E questo non sento, eh? Quello sotto non parlo. Era una battuta. Non sento, eh? Meno male che ci sei dudata. Ma come. Vabbè, mettile qua le gambe, che se ne frega. Oh, però, Simo, mettiti un po' più in avanti col collo. Esatto. Ricky, io ce la fai o ti devi mettere una sedia? Non lo so. Io cos'è che ero? Non sento, non parlo. Tu non parli, eh? Okay. Non parlo. Io non. Aspetta, Simo, mettiti un po' più sul trapezio. Vado? Sì. E dove mi arrampico? Dove cazzo vuoi? Aspetta. Però Simo, devi stare in equilibrio, eh? Non sono in equilibrio così, io sono più avanti in equilibrio. Ragazzi, questa qua è la più semplice, quella balletta. No, cazzo la più semplice. No, quella alla base, dico. Ah. Buono? Sì. Guarda che ci ho peso io, eh. Basta che salivo. Cosa stai facendo? Come devo salire? Devo volare? Questo dai, cavallo, porco Dio. Allora usa una sedia per salire. No, Simo, appoggia i piedi qua. E ci tieni alla fine? Sì, fai salire. Intanto fai finta che come se dovessi muovere le gambe. Ho dimenticato il mio nome persino. Alza. No, fai finta come se dovessi muovere le gambe. Metti la posizione giusta. Così teniamo. Ok. Va bene? Anche tu. Sì, va bene così. Anche tu, ok. Appoggiati. Vai, fai salire Ricky. Oh! Che modo di darmi sotto? Ricky, aspetta. Tu devi tenere, che Ricky sali su di te. Sì. Simo, occhio, eh. Oh, scusa. Aspetta, fermo. Ok. Fermo. Come stai a dire? Devi tenerlo, Simo. Oh! Tienilo! Dai, ragazzi. Aspetta. Tieniti, metti questi più avanti. Ok, fermo. Fermo. Ok. Simo. Aspetta, salito? No, aspetta. Devo mettere le gambe oltre qua. Fermo. Tienilo, Simo. Bravo, Simo. Piano che. Guarda che se qua ci facciamo male, eh. Ok. Metti le gambe qua. No, vabbè, lasciala, se no casco. No, tu adesso devi alzarle, Simo. Al mio 3. Le spostile. 2. No, zio, caschiamo. Vai. Oh, metti le mani. Simo, le gambe. Alza le gambe, Simo. Alza le gambe, Simo. Dove alzale. Bravo! Vai, alza. Oh. Scendi. Stiamo ammazzando. Giù. Visto il mio gol. Questa era la più faticosa per me, mi avete spaccato la schiena. Vero? Mi avete spaccato la schiena, bastardi. Zio, non si possono alzare le gambe là. Sei tutto sudato. Sai come sono? Guarda la felpa di. Tutto sudato. Un applauso a noi, ragazzi! È stata veramente una performance faticosa, ma come ha detto Awed, oggi lo stipendio ce lo siamo sudati. Siamo a casa. Come dire? Oh, tutto sudato, Awed, questo è il sudore. La prima volta che sudo in vita mia. Prima volta? Prima volta. Grandissimo, però c'è sempre una prima volta per queste cose. Grande, eh? Bravi, così. 3, 2, 1, via! Grazie di cuore per essere parte della nostra vita. Te keep shout out, c'è una mami.